dovevo prima trovare la location perfetta. Sono in una casa che non è mia e sono qui perché ho un sacco di lavoro da fare per la mia attività, ma Milano, più fidanzata, più Black Friday, rischiavo di passare tutto il weekend in giro. E tutti sappiamo quanto ormai la sovrappopolazione rovini quasi ogni cosa. Quindi, facendomi due rapidi calcoli, ho scoperto che rispetto a prendermi uno chalet in montagna, guidare fino a lì, dover mangiare fuori, per scappare dalle tentazioni di Milano e dello shopping, mi sono rifugiato a Sofia. Com'è possibile che io spenda meno a venire qui rispetto ad andare in qualsiasi punto in Italia? Ma soprattutto, questa tazza sarà veramente piena di qualcosa? Questa non lo saprete mai, per il resto andiamo a scoprirlo. Il volo per Sofia si trova generalmente con la Wizz Air o Ryanair e costa quasi sempre tra i 10 e i 20 euro a tratta. Infatti in due abbiamo speso 40 euro, ma perché a sto giro abbiamo voluto prendere il Priority. Già andare in macchina a più di un'ora di distanza tra casello e benzina costa più di 20 euro. Per dormire preferisco quasi sempre una casa su Airbnb perché ha la cucina e questo gioiellino in centro costa 50 euro a notte ma ha due camere matrimoniali, quindi diviso 4 fa la bellezza di 12,50 euro a notte. Da qui in avanti una precisazione, in Bulgaria non c'è l'euro ma il lev, che ha un tasso fisso, quindi non cambia come ad esempio il dollaro. Quindi i prezzi che si leggono in lev in Bulgaria sono sempre da dividere per 2 in euro. I taxi sono quelli forse coi prezzi più diversi dall'Italia, infatti quando sali il prezzo è di 50 centesimi e poi va avanti di una cosa come 30 centesimi al chilometro più 10 centesimi al minuto. Dai che mi aspetta! Fatto sta che per uno spostamento medio in città si spendono 6 leva, quindi 3 euro. Ora, non perché volessi ulteriormente risparmiare, ma gli unici supermercati che ho trovato sono stati i Lidl. Qui il pollo costa 11 leva al chilo, quindi 5,50 euro, ma c'è anche carne che costa ancora meno, come il tacchino che costa 12 leva, quindi 6 euro al chilo. Quindi fare la spesa per un pasto sono 5 euro. I ristoranti, che in centro a Sofia sono nuovissimi, propongono piatti completi che anche a cena costano intorno ai 10 leva. Io ho preso questo pollo e corrisponde abbastanza al menù, no? Una cena fuori costa 50 leva, quindi 25 euro, quindi 12 euro a testa. Se dopo il ristorante hai sete, per strada puoi comprare un litro e mezzo d'acqua a un leva, quindi 50 centesimi. Qualcuno nota differenze con l'Italia? Ora, questo riepilogo dovrebbe farvi capire perché sono venuto fin qua per lavorare in pace. Vorrei che nei commenti mi scriveste cosa si può fare in Italia con 85 euro. Cioè, con questi prezzi entrambi siamo rimasti senza parole. Ora, per tornare a casa, proviamo la caffettiera magica, che mi hanno detto che basta guardare intensamente al centro e niente, per magia ci si ritrova a casa propria. Ciao amore, sono tornato.